Enrico Guarneri Litterio. Buonasera. Buonasera, signor Litterio. Buonasera, ma che siamo, oscuro? No, 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 venga qui, qui siamo, c'è il punto luce. Come buonasera. Sta? Eccolo qui. Ha finito? Eh? Ha finito? Sì, tutto fatto. Tutto, no, tutto. Non fu mai che cos'era sta menzione. Che non lo quella sapevo. È, la menzione è quella, non è che... Anche messo come vuole, però vabbè, sempre quella. Quella, sì, va bene. Ah, signora come Rosa. Sta? Bene, bene, tutto lei come sta? Io sto benissimo. Quando arrivo sul palco d'insieme e vedo il pubblico, sono contento. No, io purtroppo c'è avuto questi problemi. Sì. Abbiamo un ospite che... Straordinario. Di origine calabrese. Calabrese, sì. Però... Viva Milano, sì. Vabbè, ma nessuno è perfetto. Vabbè, cioè, sì. però lui tutte le volte benissimo. Che torna qui sta bene, sta e bene, lo ha detto, certo, e lo ha detto. Vabbè. E niente, signor Francesco, sì. Senta, visto che c'è un ospite che vive a Milano e che frequenta anche le trasmissioni nazionali, le vorrei dire che non si parla al telefono. Pronto? Sì, vabbè, in onda. Scusa un attimo. Sì, prego. Pronto? Sì. Alfio, io sogno. Sì. Cugino Alfio. Ecco, mi spiega qui, mi telefono e mi spiega chi parla. Io sogno, sì. Non ci sogno, scusa un attimo, prego, scusate. Prego, sì, se faccia poi. Sogno la televisione, non sogno il paese. Sì, a Dumora, che mi vedi? Scusa un attimo, chiedo... No, senta, quanto tempo dobbiamo stare? Ce ne andiamo? Che facciamo? Poi avevi chiuso i valvoli, dovevo che godivano i valvoli. Ancora il televisore, quello che si riscaldava, ve lo ricordate? Mi stai vedendo, Alfio? Ecco, qua. Oh, beh, lui è Alfio, signor Alfio, lui è. Ciao, qual siamo... è? Ce ne presa qual è? Quella, in questo momento è quella. Ciao. Sì. No, non sogno su. Con signora Rosa, sì. Comune, cae, chi sta? Io. Come? Signor Alfio, io. Ecco, sì. Come è fatto brutto? Sembra così è stato. Comunque sempre così. Come? Ti pare scandato? No, ma quale? Certo, un poco di emozione. Sì, l'emozione c'è sempre, sì. Che vuoi, Alfio, mi stai disturbando? Caccia, sono 2000 cristiani. 2000, no, insomma. Dimmi. Lo so che sta studiando, sta facendo l'esame che si applicherà la licenza media a scuola no, serale. Quindi, che studiasse anziché rompere l'anima? C'è una domanda l'anima, che no? Non sai. Sbrigati, qual è sta domanda? Qual è più lungo, il Po o il Rio delle Amazzoni? Ma bestia così, un Rio delle Amazzoni, no! Certo, 14 lettere, o poi avevo 2 lettere. Tranquillo, vai, te lo dico io. Ma no, in quel senso. Sì, va bene. Ah, c'è un dottore. Sì. C'è un dottore, siccome ha stato male. Anche scusate, lui. Vuole raccontarci tutto? Sì. Facciamo, pronto, facciamo telepaesi. Scusate un attimo, perché siamo in famiglia. Sì, certo. Pronto, dottore? Sì. Sì. No, l'ho voluto cercare perché c'ho un poco di male del cannarozza. Ah, lei si sta facendo fare la visita al telefono? Sì. Ma roba da matti. Come? Sì, dove stiamo andando? Sì. Se c'era Paucca, metà lì attraversata la camera. Sì. Ma mai è successo, sì, tutto questo? Dove sta andando? Sì. Scusateci. Ma qual è la cenepa? Qual è? Quella. Dategli una telecamera, per favore. Ah, stiamo facendo la visita a Torino in diretta. Ma io me ne vado, io non ce la faccio. Non è possibile. Sì. Come un laio. Laio unghiate. Sì. Ce l'hai unghiate. Sì, lo so, ma le tonsille, le tonsille. Ha pegato la penicillina? Sì. Se la prende a casa, però, sì. Hai a battere forte? Ce l'ha un microfono lei? Che avvicinasse? Cosa vuole? Dice che hai a battere qua forte. Sì. Avvicinasse qua il microfono. Sì. Ah, gli stavo facendo sentire anche il battito. Io non ci posso credere, ragazzi. 33. 33, sì. 33. Sì. Come un sogno, un poco di bronchiti hai, sì, magari. Che devo fare ora? Mi devo palpare l'addome. Sì. Con tutto di mano? Linguine con tutto di mano, come faccio poi? Fermo. Quella rosa mettevo no! Il telefono. No, questo non lo farò mai. Tutto di mano, come lo faccio con il telefono? Questo no. Le tengo il telefono semmai, glielo tengo io. Va bene, ci vediamo domani allora. Sì, ci vediamo domani. Ci vediamo domani. Sì. O laboratorio. Va bene. Va bene. Sì. La saluto, dottore. Sì, grazie. Arrivederci. La saluto, magari un signor La Rosa. Dottore, la saluto anche io. Vai. Sì, ormai sono succube di quest'uomo. Arrivederci, dottore. Grazie. Che altro dobbiamo fare? Sì, lo so. Un po' da bronchite. Io le sono vicino, mi dispiace che le si senta male, ma non è che possiamo fare, questo mercato così. L'amico si vede nel momento del bisogno. Ah sì, ma gioia mia, io la aiuto, però che cosa si sente? Signora Rosa, io dovrei dare un grande annuncio. Lo dia. Questa sera, sì? In Eurovisione di tutto Eurovisione, il mondo, sì? Catania e, sì, provincia, sì?
e non ho detto niente, va bene. Che grazie a Dio finalmente ho avuto un colpo di fortuna. Oh, applausi. Un colpo di fortuna. Soprattutto in questi momenti di crisi, un colpo di fortuna ci vuole. Signora La Rosa, che le è successo? Forse che mi sto sistemando e che mi licenzio di Antenna Sicilia. Ma questo mi dispiace. Che mi licenzio di Antenna Sicilia. Però le dico una cosa, le dico una cosa. Tutto... Se lei trova, e io me lo auguro, una sistemazione migliore, io sono contento di mandarla. L'ho trovato, signora Rosa. Prego. L'ho trovato. Qual è? L'ho trovato. Sì. Grazie a mio cugino Alfio. Sì? Ho preso un posto di un negozio dove vendono animali. Bene, beh, chi ci darà? Un grande paese che si intitola In fondo siamo tutti animali. Bene, in fondo, del resto l'origine è quella, no? Scusi, lei la sa, la teoria del darwinismo, lei lo sa, Veramente non lo sai. Vabbè, non ci importa. Ma insomma, da lì deriviamo, no? Siamo tutti discendenti. Praticamente mio cugino Alfio lavorava in questo negozio, in fondo siamo tutti animali, uno che ci spendeva un sacco di soldi, che si è avviato. Ha fatto un bel investimento. Oh, ha fatto molto bene. Un bel investimento. Come? Che macchina è? Un investimento commerciale. Ci ha messo i soldi. Ci ha messo i soldi, si dice investire i soldi. Che maledetto quando sono laureati che parlano cosa tu. Questo lo sanno tutti. E allora, signora Rosa, praticamente mio cugino Affio se l'avevano preso perché lui ci doveva fare compagnia a Fefe. Chi è? Fefe non è un proprietario. No. Fefe, perché dopo hanno tutti animali. Hanno tutti i tipi di uccelli, hanno tutti i tipi di serpente, tutti i tipi di cani, di gatti. Tutti gli animali. Zazzanite, zanzare, centupere, furge, tutto cose. Bene, e hanno anche uno scimpanzé che si chiama Fefe. E mio cugino Affio, che lo pigliavo a lavorare a Pattamo. Apartheid. Sì, cioè, a mezzogiornata, va bene. Apartheid. Per fare compagnia a Fefe, un scimpanzé. Solo che dopo un mese che ci lavorava, io praticamente con lo scimpanzé ci cominciavo a dolare la testa. Allo scimpanzé. Perché non ce la facevo più come cucino e perché io il quoziente di intelligenza di Affio è molto più scarso di quello dello scimpanzé. Ho capito. Quindi e chi giustamente ci insegnava le cose che ci poteva insegnare, certo. Come si sta a tavola, come si usano i posati, come si saluta, se ci sono una precedenza effimera, però ultimamente non c'è più chi. Perciò chi doveva scegliere o Affio o scimpanzé. Scegli un scimpanzé. Va bene, chiaro. Quello è innamorato degli animali. Licenziato altro. Che questo scimpanzé, io lo trovavo avanti la porta da soccare. Tanti anni fa, sa qualche scimpanzé femmina, sa di chi sta un po' con libertine? Era in libertà. Sì, perché da vicino c'era un circolo equestre e chi sta sicuramente, se non io, Pede, lo sa come. E si è perduta. In questo mondo dello spettacolo ne è stato qualche cosa. Gli scimpanzé? Ma cosa c'entrano gli scimpanzé con il mondo dello spettacolo? Vado avanti. Lei ha avuto esperienza, lei fa illazione. Non lei... parlo di donne, parlo di scimpanzé. Vabbè, e quindi? E quindi praticamente chi sono? Già questo scimpanzé. Sì. Affio è stato licenziato, giustamente pigliava mia, che sono molto più intelligente di Alfio. Non c'è paraura. Quanto più? Ma nemmeno una rampa di scale, un gradino, una rampa. Sì. Infatti ho legato subito con Fefe, un'amicizia. Vi siete trovati subito con ci lo scimpanzé. Con lo scimpanzé. Vince sempre Ido, ma ha importanza, questo non significa perché è fortunato. Certo. E quindi mi sono pigliato questo bello posticello di 500 euro a mese. Bello. E mi ho sistemato perché? Perché mi hanno licenziato e mi sono stamai. Ci spiego. Perché dopo ci sono un sacco di serpenti. Sì. Un sacco di serpenti, un sacco di edine, un sacco di gatti, un sacco di cani. Animali, un sacco di animali. Un sacco di animali. E c'erano anche i pesci che sono tropicali. Allora, io mi disse che ci accangiare l'acqua o pesci. Sì. C'erano che sei di 500 pesci da sta vasca. Sì. E c'è che cangiare l'acqua, io sai che l'igiena, la pulizia, pesci, e hai stacqua. Hanno bisogno dell'acqua pulita. E hai stai no Walter. Dove? Docesso. Nel water, non Walter. Ah, Walter. Come stai l'acqua? Ma che? Che non mi ricordo che mi avevo scordato a lavare i pesci. A buttare i pesci. E allora? Con cucchiarino, signor La Rosa, con cucchiara, una, tornare a mettere tutte paredate.
Mi dispiace solo per cui capita che poi si mangia la minestra con un cucchiaio. Sì, che mi sono tutta. Come mi sento la vasca, sì, tutte quante ci ho messo l'acqua. Sì. Però io, previgente, sì, scusa, i pesci tropicali, sì, l'acqua la vogliono calda. Vero, sono tropicali. Vedi, vedi che è laureato, mi dice vero. Invece l'acqua era fredda, io che fece? Era di l'acqua che devo scaldare il bagno, sì, quando era bella bollente, bollente. Cacciapiai, cacciapiai, di pisci ne porto a salvare, mo sono tutti. Sì, certo. Stavano pigliato troppo di freddo. Sì, sì, sì. Meno male che c'è una trattoria vicino al negozio. Eh? Ci portai, sì, dici, una bella zuppetta di pesce. Che abbiamo fatto una zuppetta. Questa è stata la sua prima esperienza, no, sul posto di lavoro. È un poco, la vita ci vuole un poco di fortuna. Sì, magari, sì, sì, certo, certo. Perché queste serpenti, lasciamo, sì, parlare molto di pesci. I pesci li lasciamo. Queste serpenti soffrono un freddo. I serpenti soffrono il freddo perché sono abituati ai paesi caldi. Sì, sì. E chissà, c'ha un serpente grosso che si usa da estate a mare, che si mette a largo e se ci mettono i barchi, si chiama boa, questo serpente. Ah, ci mette il serpente, sì, forse ce ne esce, a testa, può essere che ce ne esce a testa. Non lo so, può essere che si chiama boa soltanto quell'elemento che serve per legare le barche? E di quale elemento stiamo parlando? Nessuno. Il serpente si chiama boa, ma è un'altra cosa. Questa cosa qua. Questa cosa qua, sì. E poi ce n'è un altro, sì, che c'avevi i campanelle. I campanelle, come io prima da muzzicare. Ah, sì. Come quello, il Pirandello. Sì. Luigi Pirandello, lo scienziato di Trapani, che cosa? Su serpente avevi i cose, il berretto... I sonagli. Il retto a sonagli, povero Pirandello. Che prima di muzzicare, sì, ti suonano, ti avverti, ci vede che stai muzzicando, e uno può scappare. Sì, e poi c'hanno anche il pipitone. Questo pipitone, pipitone. E questo pipitone è quello che è lungo tanto, signor Rossi. Sì. E questo chiedo che soffre più di tutti un freddo. Ma perché? Che sta vicino ai cristiani, che se tu non ci stai attento, tu trovi un guduriato. Ah, sì. Un do braccio, un guduriato ndaiama. Sì, si attorciglia. Si attorciglia. Sì. E poi ci sono i cani. I cani. Ma tutti i tipi di cani. Ce n'era uno che manca ruavo su cattava una signora, e dopo come si sta. Hai visto che le donne c'entrano sempre, donne, soprattutto signora, quando lei c'è di mezzo. Ma una bella signora, ah, sì? Ancora giovanissima, poteva avere 42, 43 anni. Giovanissima, 42, 43 anni. Non voleva una vastetta di pane fatto in casa. Ma come si può paragonare una donna a una vastetta di pane? Va bene che è una bella cosa. Profumata, Gnolla Rosa, appena visto sto cane, sapete dei cani nichi nichi, ignoriosi. Sì, questo è un chihuahua. Questo? Sì. Un cia-cia-cia. Questo qua. Come si chiama? Questo cane. Lo dica bene. Un cia-cia-cia. Un cia-cia-cia. Come si chiama? Chihuahua. Chihuahua. Questo lo dica, lo dica meglio. La bocca, l'articoli bene. Chihuahua. Chihuahua. Lo rifaccia da capo? Questo cane che si chiama Chihuahua. Bravo, un cane. Vede che le cose le impara. Certo. Le può imparare anche lei le cose. Se lei ci prova, lei impara. Chihuahua. Ma è un cane incazzoso. Sì, vero, vero. Sono un cane nervoso. Tanto, caruso. È sempre che abbaia. E più abbaia, più l'occhio ci mette da fuori. È vero. Ma fa come un pazzo, non si può terre. Questa signora su Catauri dice, ve lo lascio ancora un giorno, in modo che ci sia stamata la cuccia. Sì. E domani me lo vengo a prendere. Benissimo. Cuccia, che chiedo, vuol dire, in la scatola di scappa si può mettere a correre, la mandina di che cuccia certo, ci ha preparato. Piccolino, certo. Giusto? Sì. E poi avevamo un cane, di chi sto caiava, un nome di un santo, di chi sto tutto peluso, che ha testa quadrata tanta, con barolotto, dovino, ah, il nome di un santo, perché si chiama? San Bernardo. Un cane che San Bernardo. San Bernardo, sì. Questo. Già, quando cammina trema magari una voce. È bello rosto, tu sei zampone. Questo parla solo tedesco. Sì. Lo portaro già ammaestrato. Tu ci fai. Sì. E perché sta sempre? Bellissimo. A comando. Perciò io stavo a preparare una cuccia, l'indomani che la signora su Catau, sì? Stavo a preparare una cuccia per sto chihuahua. Chihuahua, bravo. Che stucca ci uova tutto vicino a mio. Non portava più. Un lontanaio un poco ci disse, ma finisce là. Zitto! Che ad un momento preciso passavo San Bernardo. Come un dissi, zitto! Io non capivo, zitto! Certo, seduto. Che si è saltato. E che ha fatto? E che ha fatto? La prego, me lo dica, cosa ha fatto il San Bernardo sedendosi? Si è saltato sopra il chihuahua. Eccoci.
Cartofi c'è deve andare una sogliola. Certo, quella è enorme. C'è un becà, un derra, pareva una cutuletta, tanta, una cutuletta con l'occhio. In quel momento pensai, madonna mia. Certo, il danno. Sta venendo la signora. Come faccio? Meno male che poi corpo d'intelligenza mia, signora Rosa, che faccio paura. Non mi ricordai che vicino al negozio c'è un gommista. Che ci gusta. Sì. Mi fece dare un compressore. No, no. C'è zicco un compressore. No. Signora... Perché ancora il cuore ci batteva, perché io... C'era una sogliola viva, io sentivo il cuore che si faceva così. Sì, sì, sì. C'è zicco un compressore in la un dubbio fisso, quando faccia due o due e mezzo. Ma no! Non lo sapevo. Ma cos'era, un pneumatico? Però, però non si unchiava. No, certo. Non si unchiava, perché siccome hai i denti di cane, hai i denti laschi, certo. L'aria si riceveva da ucca. Certo, non riusciva. Perciò stringevi c'è ucca, cercava di stringere, sto burtuso è troppo largo. Ci vuole un burtuso più stretto, fa cercare. Sì, certo. Va bene. Qual è l'opportunità? Uno ce n'è dopo quello. Basta. Io girai al contrario. Basta. Pa, perfetto. Perfetto. Ci togli un po' di combustito. Sì. E sto unghiando. Sì. E su faccia a due. A due. Mi tengo un dome, no a due e mezzo. Va bene. In quel momento preciso, sì? Signora Rosa, no, mentre c'aio, aiuto cotegno da ucca fermo. Ma povero perché cagnolino. Perché l'aria ci entrava di dietro sì, e ci davanti. Usciva di davanti. Va bene. Perciò ca ucca stretto, con compressore, sì. L'occhio mi sudà, dietro disgraziato do pipetone. Non mi si trasende cause di cassutta sinnacchiana. Verso gli organi genitori, signora Rosa. Ma chissà, chissà perché. Io capitano tutte a lui. Lei? Io come ho visto a chianare, cercavo di stringere i ami, perché come facevo? Sì. In quel momento sì. Mi scordai di tagliare la pressione. Che diventavo quando un cinghiale. Mi sento chiamare, signor Litterio, era la padrona. Sì. Mi voto, mi battono così. A nuovo terzo piano. La signora disse, ma chi è Maler? Ci sono un cinghiale volante. Vabbè, ce ne sono tante da questa parte. Sì. In quel momento preciso, in quel momento visto preciso, che le disgrazie non capitano mai da sole. L'ho disgraziato dopo i petoni, non mi ho chiamato un muzzucone. Sì. Nella camera del lavoro. Bravo, la, rossa. La camera del lavoro mi piace. E dai una schiglia. Sì. Siccome un nome non ce ne abbiamo messo, sto pepetone, il nome non ce ne abbiamo ancora messo. Ancora era senza nome. No, c'è senza nome, chiamavamo Coso. Coso. Chiamavamo Coso, sì. Perché in modo che poi il proprietario, a lungo si confonde, scusa. Mettiamo che io chiamo, che sa, Terenzio. Esatto. A poi chi lo chiama dall'altra maniera, sì. E lo chiamavo. Il pipitone si come mi dice sto muzzucunetta in schicchia, signora, mi dice che cosa è stato? Eh? E io mi dissi, ma non piace, se no niente, è il mio Coso. Da signora, come ho visto. Senta. Senta, mi ha messo la in regola, mi portava a casa 1500 euro a mese, vitto e alloggio. Ma questo è il suo lavoro, la signora la paga. Ma roba da matti. Il signor Litterio Scalisi.